Il colesteatoma in età pediatrica è sostanzialmente l'equivalente del colesteatoma in età adulta, ovvero una formazione cistica, quindi di pelle, all'interno dell'orecchio medio. E ovviamente parliamo di età pediatrica perché consideriamo i pazienti che ovviamente hanno un range di età che va dagli 0 ai 17 anni. Talvolta vengono considerati anche pazienti di 18 anni all'interno di questa classificazione. Sembra una banalità, ma parlare di colestatoma pediatrico rispetto al colestatoma degli adulti è una cosa importante proprio perché i pazienti affetti da questa patologia in questa fascia di età hanno un colesteatoma più aggressivo rispetto agli adulti. Per questo è fondamentale fare una diagnosi precoce e quindi allo stesso modo precocemente intervenire poi chirurgicamente. Il colesteatoma dell'età pediatrica segue come tipologia la stessa degli adulti, con delle sottili differenze, nel senso che mentre nell'adulto il colesteatoma è prevalentemente acquisito, ovvero si parla di una formazione di pelle che migra dietro la membrana del timpano nell'orecchio medio per otiti croniche oppure per pregressi interventi, nei bambini riscontriamo molto più frequentemente, sebbene sia comunque una condizione rara, anche delle forme congenite. Questo non significa che anche negli adulti non si riscontrino delle forme congenite, ma ovviamente vengono riscontrate molto più precocemente. Cosa differenzia le due forme congenite e acquisite? La forma congenita è sostanzialmente una cisti di pelle all'interno dell'orecchio medio con una membrana timpanica integra, ovvero non vi sono delle perforazioni del timpano. E quindi anche otoscopicamente, come potete vedere dall'immagine, si nota proprio una macchia bianca quasi in rilievo dietro la membrana del timpano. Per colestatoma acquisito, invece, intendiamo prevalentemente una migrazione di pelle che può avvenire o per quella che si chiama una tasca di retrazione, ovvero il timpano tende a migrare come se venisse risucchiato all'interno. E la pelle di cui è composto il timpano tende a formare una cisti in una zona dove non dovrebbe stare. Oppure possono essere pazienti che per esempio hanno fatto interventi chirurgici di altro tipo, per esempio una ricostruzione della membrana del timpano e della pelle migrata in maniera erronea, creando questa cisti di pelle all'interno dell'orecchio medio, quindi dietro la membrana timpanica magari ricostruita. Questa classificazione, sebbene possa rappresentare qualcosa di specifico, è molto importante, proprio perché in base al tipo di colesteatoma avremo anche dei sintomi di natura diversa. Per esempio, nel colesteatoma congenito molto spesso il paziente può essere anche asintomatico, ovvero viene valutato dall'otorino, dal pediatra, e occasionalmente si rileva questa piccola alterazione dietro la membrana del timpano senza per esempio un calo uditivo oppure un'otorrea, cioè una fuoriuscita di pus dall'orecchio. Viceversa, nel colestatoma di tipo acquisito è tipico il paziente con una storia di otiti medie, quindi di secrezione dall'orecchio, oppure anche una storia di otite effusiva, ossia mucosa, che consiste nell'accumulo di catarro sterile nell'orecchio che progressivamente rende la membrana più fragile e quindi più facilmente retraibile, o viceversa, un paziente che, come dicevo all'inizio, ha fatto un intervento chirurgico e nonostante l'intervento continua ad avere otorrea, secrezione e calo dell'udito. Quindi veniamo ai sintomi. I tre sintomi principali sono otorrea, calo uditivo e molto spesso una sensazione di orecchio chiuso, ovattato, come se ci fosse qualcosa all'interno. Perché è importante riconoscere questi sintomi in maniera precoce? È importante perché il colesteatoma, essendo una cisti di pelle, tende a crescere. Ha una crescita lenta che può richiedere anni e questa crescita comporta progressivamente una prima una distruzione della membrana del timpano,
Successivamente un'erosione o una distruzione anche della catena degli ossicini, sino ad arrivare ai casi più gravi, e sono spesso casi che magari hanno una diagnosi tardiva, segni di distruzione dell'orecchio interno, quindi un calo uditivo che diventa irrecuperabile, piuttosto che una paralisi del nervo facciale, quindi una parte del volto che non riesce più a muoversi correttamente, con un'incapacità proprio di chiusura dell'occhio o di movimento di metà della guancia e della bocca, piuttosto che di una vera e propria meningite. Capite bene che con questa premessa la diagnosi è sostanzialmente una diagnosi clinica che prevede, che può essere, non è appannaggio solo dell'otorino, ma anche in questo caso del pediatra, e dopo ovviamente un adeguato training, la semplice otoscopia, quindi riuscire a visualizzare la membrana del timpano, permette già di capire se ci si trova di fronte a un colesteatoma acquisito oppure anche congenito, e lo step successivo all'otoscopia è l'esecuzione di una TAC, ovvero di un esame radiologico che permette di studiare non solo l'orecchio ma anche la rocca petrosa e l'osso temporale, quindi quello che sta diciamo al di dietro della membrana del timpano e al di dietro del padiglione auricolare, per capire quanto questo colesteatoma si estende, quindi se interessa solo l'orecchio medio, cioè la zona al di dietro della membrana del timpano, oppure se interessa anche la mastoide o nei casi molto più gravi se può interessare anche la porzione petrosa dell'osso temporale, quindi come vi dicevo prima la chiocciolina o addirittura i canali semicircolari, cioè la struttura dell'equilibrio. A questo punto, una volta eseguita la TAC e valutati i sintomi del paziente, ovviamente si passa alla terapia. La terapia del colesteatoma è una terapia prevalentemente chirurgica. Se in casi, come vi dicevo all'inizio, di otite seromucosa, otite cronica, ci possono essere degli interventi chirurgici che possono prevenire la formazione di un colesteatoma, possono essere un rinforzo della membrana del timpano, piuttosto che l'inserzione nel timpano di dei drenaggi di ventilazione per permettere alla membrana di non retrarsi eccessivamente. Quando si arriva al colesteatoma, l'unica strada possibile è l'intervento di timpanoplastica, ovvero l'eliminazione del colesteatoma con la ricostruzione sia della membrana del timpano sia della cavità che viene effettuata. Esistono vari tipi di timpanoplastica e il punto è scegliere la tecnica più adeguata per ogni singolo caso, in base sia all'anatomia del paziente, sia al tipo di colesteatoma, sia alla funzione uditiva. Normalmente nella popolazione pediatrica il primo intervento che viene eseguito è la timpanoplastica chiusa, ovvero si passa facendo un'incisione dietro l'orecchio, viene utilizzato un trapano chirurgico per fresare, quindi eliminare la mastoide, che è l'osso posizionato al dietro dell'orecchio, quindi si bonifica tutto l'osso e poi si giunge a livello dello spazio dietro la membrana del timpano per rimuovere completamente il colesteatoma, ricostruire la catena degli ossicini e ricostruire la membrana del timpano. Molto spesso gli ossicini vengono ricostruiti in un secondo tempo proprio per evitare che quegli stessi ossicini che sono avvolti dalla malattia possano essere una sorgente di un'ulteriore recidiva di colesteatoma. Molto spesso nelle timpanoplastiche chiuse, così come nelle timpanoplastiche aperte, che vi spiegherò successivamente, è necessario eseguire un secondo tempo chirurgico, che prevede non solo il ripristino della funzione uditiva, ma anche il controllo sulla presenza o meno di un colesteatoma residuo, quindi di un colesteatoma che da una piccola cellula residua è ricresciuto. Questo è molto importante perché nella popolazione pediatrica, essendo il colesteatoma più aggressivo, la possibilità di una recidiva è molto più alta rispetto che nella popolazione adulta. Un'altra tecnica che viene utilizzata in questa classe di pazienti, così come anche nei pazienti adulti, è la timpanoplastica aperta, che prevede gli stessi passaggi della timpanoplastica chiusa, ovvero un taglio dietro l'orecchio, la fresatura dell'osso della mastoide, l'asportazione del colesteatoma e la ricostruzione del timpano, ma
a differenza della timpanoplastica chiusa, prevede l'allargamento dell'ingresso all'orecchio, quella che si chiama la meatoplastica, che non è nulla di antiestetico, è semplicemente l'asportazione di questa porzione di cartilagine che permette alla cavità, che è più grande, definendosi timpanoplastica aperta, di ventilare. La timpanoplastica aperta, rispetto alla timpanoplastica chiusa, è un intervento più radicale, che però allo stesso tempo dà maggiori garanzie riguardo a una recidiva del colesteatoma oppure a un residuo di colesteatoma, quindi o a un vero e proprio colesteatoma che ricorre oppure a un colesteatoma che rimane nell'orecchio e deve essere tolto poi in un secondo tempo. Esiste anche una tecnica che abbiamo modificato nel nostro centro che si chiama timpanoplastica aperta modificata secondo Bondi, che prevede che cosa? Prevede una timpanoplastica aperta con la preservazione della catena degli ossicini. Questo trattamento viene riservato a particolari tipi di colesteatoma, ma ha il vantaggio che in un solo intervento si riesce sia a togliere il colesteatoma, sia a ricostruire la membrana del timpano e anche a preservare la catena degli ossicini e quindi a preservare anche completamente la funzione uditiva. In rarissimi casi, qua parlo di colesteatomi piccoli, confinati all'orecchio medio, quindi solo allo spazio che si trova tra la membrana del timpano e l'osso della mastoide, si può anche effettuare un approccio direttamente endocanale, cioè direttamente all'interno del canale uditivo esterno senza effettuare alcun tipo di taglio posteriore. Ovviamente questo tipo di tecnica può essere fatto col microscopio senza nessun tipo di rischio per il paziente, ma ogni caso va valutato in base all'estensione del colesteatoma, al tipo di anatomia e anche al tipo di patologie associate dai pazienti. Per cui può capitarsi di trovare di fronte nei pazienti con delle sindromi, questo capita frequentemente nella popolazione pediatrica, in cui la funzione della tuba di Eustachio, che è la reale responsabile del colesteatoma, è alterata e rimane permanentemente alterata. E in questi casi una timpanoplastica aperta viene utilizzata come primo step per entrambe le orecchie, qualora si verifichi la presenza di un colesteatoma bilaterale, quindi senza passare dalla timpanoplastica chiusa, come dicevo all'inizio, così come nei colestatomi congeniti o in quei casi in cui la mastoide, quindi l'osso posteriore all'orecchio, risulta essere molto grande, è opportuno iniziare subito con una timpanoplastica chiusa e poi eventualmente, se dovessero verificarsi un residuo o una recidiva di patologia, convertire in un secondo tempo l'intervento in una timpanoplastica aperta. Parlo di residuo e recidiva perché il colesteatoma è una patologia che, sebbene venga trattata chirurgicamente, non dà mai un 100% di possibilità che la malattia non si riformi. Soprattutto nella popolazione pediatrica, in cui il colesteatoma può essere più aggressivo, i fattori legati all'aggressività sono ancora in fase di studio, ce ne sono tanti, ma nessuno prevale sull'altro, ma sappiamo per certo che nella popolazione pediatrica il colesteatoma ricorre molto più frequentemente. Le complicanze possibili possono essere o la necessità di dover ritornare sull'intervento chirurgico proprio perché il colesteatoma si è riformato, piuttosto che complicanze per le quali lasciare la malattia, quindi lasciare il colesteatoma, può dare il 100% di possibilità che si verifichino, quindi il calo uditivo, una paralisi del nervo facciale, una meningite o, come veniva definita in passato, adesso è molto più rara, una trombosi di una diramazione della vena giugulare all'interno dell'orecchio, è una complicanza che il colesteatoma, se non trattato, può dare nel 100% dei casi, non nell'immediato ma a distanza di tempo. Con la chirurgia questi rischi sono assolutamente ridotti, meno dell'1% dei casi. Il gruppo otologico ha una delle casistiche più ampie al mondo riguardo al trattamento del colesteatoma pediatrico. Nel corso della nostra attività trentennale, più di 700 casi sono stati trattati nella nostra unità e ovviamente tutte le tecniche chirurgiche utilizzabili su questo tipo di patologia sono state utilizzate. Questo a ribadire il concetto
non deve essere il paziente, il singolo caso, ad adattarsi alla tecnica, ma ogni caso, ogni paziente deve essere trattato con tecniche diverse in base al tipo di colestatoma e in base al tipo di anatomia e di caso clinico che ci si trova di fronte. E questo viene offerto quotidianamente ai pazienti pediatrici presso il nostro centro.